E ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Il video dove abbiamo creato un impianto di irrigazione per il giardino con la clubber è andato veramente bene, vi è veramente piaciuto tantissimo, tanto che abbiamo pensato di fare una seconda versione, non nel giardino ma nell'orto, ma non un orto qualunque, non un orto piccolo dove tutti sono capaci a fare, ma un orto veramente grosso qua all'orto della Brina. Per fare un orto del genere stresseremo parecchio tutti i prodotti della clubber su grosse quantità di metri quadri, soprattutto con portate d'acqua notevoli, solo i migliori ce la fanno. E qua sta proprio la sfida. Oggi andiamo a fare un impianto per circa 3000 metri quadri di orto, lo dimensioniamo insieme e mettiamo alla prova totalmente tutta la linea clubber per l'orto. Se funziona su 3000 metri quadri, funziona anche nel tuo orto. Ora, una delle parti più importanti è il coordinamento di tutte le azioni, ma soprattutto andare a stendere le linee, i tubi, in modo diritto. Già a volte è difficile farlo su 50 metri quadri, immaginati su 3000. Quindi, compito mio, andare ora a posizionargli tutti i tubi giusti per fare le linee, mentre loro stanno stendendo i laterali che vanno a creare un disegno che dopo andiamo a verificare a drone di quello che sarà l'orto con le misure, vedere se combacia. Abbiamo già preso le misure, ogni metro andiamo a mettere un'ala gocciolante, quindi questa qua salta perché sarà quella, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file da 40 metri che si raddoppieranno perché l'orto è diviso in 4 quadranti, quindi saranno in totale 28 ale gocciolanti da 40 metri l'uno. Quindi io sto portando tutti gli accessori, Federico, Christian e oggi eccezionalmente anche mio papà che è venuto a darci una mano, stanno andando a misurare. Vedi, mio papà ora sta prendendo la prima canna e la tira, vedi? Così gli altri due verificano. Una volta che abbiamo messo giù tutti, facciamo andare sul drone e si misura. Il drone è meglio tirarlo su una volta perché altrimenti rimane su 50 minuti. Sono molto contento e onorato di poter provare efficientemente tutta la linea della clubber, perché sai, finché fai progetti un attimino più piccoli non hai mai la possibilità di provare la potenza di tutta la gamma. Quando incomincio a fare progetti così grossi, diventa molto molto interessante. Andiamo a portarli sul trattore, tutta questa roba. No, no, Matteo, non prendere il trattore che è inutile. Guarda te com'è utile oggi. Allora, sto facendo la fossa per chi rompe le balle oggi. No, no, sto facendo il buco per il pozzetto. Allora, ieri, cosa importantissima, abbiamo interrato il tubo con il trattore e l'interratubo, che si è rivelato un'arma veramente efficacissima. È andato molto bene, pensavamo di riuscire a scendere un attimino di più, un po' al limite del trattore che non ha il blocco del sollevatore, quindi tende a salirmi, però guarda, siamo scesi, ho visto 40 centimetri, quindi va bene, va bene, dai, non lamentiamoci. Dopo, come vedi, abbiamo fatto
la strada in mezzo, quindi 40 centimetri e passeremo sopra col motocoltivatore a piedi col trattore, ci può stare. Mentre prendo un secondo di respiro, clip di ieri. I lavori proseguono, il pozzetto è stato messo, stanno già tirando tutte le linee necessarie, quindi le ali gocciolanti. Ora andiamo a creare quattro branche che dopo saranno comandate dalle elettrovalvole, quindi 1, 2, 3 e 4. Queste vengono fatte con un tubo che, a differenza dell'ala gocciolante che è da 16, è da 32 mm, un pollice. Che è questo. A questo tubo andremo ad ancorare dopo 8 linee. Non partiamo da un tubo troppo piccolo per andare a ancorare, come abbiamo fatto per esempio al podere. Uno dei limiti del podere qual è? Che abbiamo usato tutto tubo da 16, quindi non abbiamo abbastanza portata per alimentare più di 3-4 linee alla volta. Qua dobbiamo fare 8 linee da 40 metri, quindi meglio usare e avere tutta la portata massima e dopo dimensionarla come vogliamo. Quindi andiamo a prendere, tagliare, intanto che il Fede prende, stende, fa, io faccio le tracce, perché dopo interreremo tutto, perché se passo col trattore non voglio avere problemi. Quindi vedi, abbiamo già interrato 1, 2, 3 vie, ora c'è da interrare questa qua. Allora il Fede mi ha già tagliato la misura giusta, me la vado a portare con un po' di abbondanza. Oh ragazzi, io vi dirò, ve lo raccontavo già quando avevo fatto il giardino. Una volta fatto una tratta di 40 metri, non ho lasciato abbondanza per 3 cm, ma tanto così, ho dovuto riandare a risostituire tutta la tratta. Da allora lascio sempre mezzo metro di abbondanza, proprio per essere sicuro, perché è vero che il tubo costa, ma costa di più cambiare tutta la tratta a 40 metri, ve lo garantisco. Brutta esperienza. Quindi, detto questo, andiamo a dimensionarla giusta, qua farà una curva. Quindi mi entra, quindi vado a più o meno, dopo se vedi non è che sta andando molto molto profonda, gli aggiungo un pochino di terra in modo tale che me la tenga lì un secondo mentre ci lavoro, la chiudo un attimino così, ora vado ad aggiungere tutta la terra e il gioco è fatto. E aggiungo a iosa, fai la montagnetta perché tanto dopo va giù la terra. Bene, il lavoro è fatto, ora possiamo concentrarci già subito sulle elettrovalvole mentre il Fede e la squadra si concentra sulle gocciolanti. Il microfono continua a fare. Allora, il collegamento che andremo a fare, ora c'è il tappo rosso che va tolto, però momentaneamente ho bisogno di vederle un attimo rappresentate. 1, 2, 3 sono, alla fine mettiamo 4 elettrovalvole, ognuna va a comandare una linea. Mi entra l'acqua con un raccordo e mi chiudo l'acqua dopo con un altro raccordo che mi funge da tappo. Ora devo capire dov'è l'altro raccordo, però più o meno funziona. Tac tac tac, quindi io qua ci sono, devo andare a strutturare l'entrata per le elettrovalvole che sono queste, quindi me ne servono 1, 2, 3, 4. Vado anche a aprirmi già le elettrovalvole, faccio tutti i collegamenti col teflon qua, su questo banchettino che ora sposto un attimo all'ombra perché fa caldo, e dopo andiamo a fissare il tutto. Una volta fissato facciamo una prova con l'acqua, controlliamo se va tutto. Ti faccio vedere come vado a montare le elettrovalvole. Elettrovalvola della Clubber, questa qua è da 9 volt perché alimenteremo tutto con le batterie da 9 volt. Solenoide, non c'è bisogno di teflon. Qua ti specifico quando c'è bisogno di teflon, che è qua,
o quando non va perché c'è già l'OR, quindi il teflon andrebbe a far lavorare male tutto il sistema. Qua non serve, andiamo già a vitare. Il bello di queste elettrovalvole è che una volta che le abbiamo fissate possiamo anche andarle a usare in manuale andando leggermente a svitare l'elettrovalvola, il solenoide, non l'elettrovalvola, il solenoide. Ora devi stare attento a questi tappi rossi. I tappi sono stati messi perché c'è una guaina, questo qua, c'è un OR, non è una guaina, di protezione. Quindi quando andiamo a vitare dobbiamo andarle a togliere, altrimenti non funziona nulla. Ti faccio vedere anche lo schema che andiamo a usare. Abbiamo detto che è uno schema 3. Intanto attacco queste corna qua. Non c'è bisogno di teflon perché abbiamo il nostro OR. È inutile avvitarli troppo stretti, tanto dopo quando andremo in campo e andiamo a risistemare, a fare tutti i collegamenti, una volta fatto andremo a stringerli belli, tanto si muovono comunque perché li muoveremo noi un pochino, quindi andiamo un attimino a predisporli più o meno diritti, che così ce la facciamo. Anche qua, prima di andare a installare le nostre elettrovalvole, dobbiamo sempre vedere dov'è il flow, dov'è il flusso d'acqua che passa, quindi seguirlo. Quindi vuol dire che, tenendo conto che l'acqua scende da qua, dobbiamo installarli così, altrimenti l'elettrovalvola non funziona bene. Piccole robe, però che cambiano la vita. Per andare a collegare la nostra tripla all'elettrovalvola usiamo una riduzione. Come ti ho già detto all'inizio, stiamo andando a fare un impianto molto particolare, un impianto altamente professionale, e qualcuno di voi potrebbe dirmi: in agricoltura si usano le manichette perché durano un anno, nessuno sta a fare un impianto del genere, costa troppo, troppa fatica, usi le manichette più veloce. L'obiettivo di questo impianto è andare a ciclo continuo almeno per 4-5 anni e è per quello che ci siamo affidati a Klaber e abbiamo guardato Klaber. Più la qualità è alta, più dopo non tocchi più nulla, quindi abbiamo tarato tutto in modo tale che anche quando andremo a lavorare il terreno toglieremo, sposteremo l'ala gocciolante e andremo a lavorarlo col motocoltivatore. Quindi anche in quello facciamo una roba con un'ottica a lungo termine. Meno spreco di risorse, meno spreco di soldi, più efficienza nell'andare a rigare. Quindi vado a vitarla, comincio già a impostarla e dopo me le preparo prima tutte e dopo passo con queste qua. Vanno strette proprio bene bene bene. La parte sopra invece avremo l'OR, quindi non serve. Dopo le passo tutte con il pappagallo. In prossimità dei tubi ho fatto la misura, 10 cm l'uno dall'altro saranno i tubi dell'entrata delle elettrovalvole. Vado a farmi fuori, la tazza è del 35, io devo farci entrare un 32, non avrò tantissimo margine, un pochino più. Ok, andiamo a finire il lavoro con un taglierino in modo tale da aprirlo un attimino in modo tale che entri meglio, perché dopo quando saremo sulla terra vedrete che non lavoriamo con comodità. Ecco, per fare questi lavori in campo fondamentale diventa avere un tavolo. Io sto usando oggi il carrello, però avere un tavolo, perché lavorare a terra sotto il sole diventa una possibilità, però sempre meglio lavorare in altro modo. Perfetto, vedi, sono un pochino aperti, tolto in modo tale che entrino. Perfetto, ottimo direi. Quindi il preschema di tutto l'impianto è questo qua, te lo faccio vedere dall'alto. Da qua avremo l'entrata del tubo, abbiamo le quattro vie e poi un rubinettino d'emergenza se dovesse proprio servire.
andiamo a mettere la terra e facciamo l'installazione. Ho pulito molto ma molto ma molto ma molto bene il tutto, in modo tale che riesco a infilare e a lavorare bene. Pozzetto con tutti i miei agganci, vado a metterglielo. Sto andando a preparare le centraline che comandano due elettrovalvole a testa, ok? Sono con batteria da 9 volt, capiremo quanto resistono, ok? E queste qua ce l'abbiamo. La cosa comoda è che dopo le andiamo a attaccare così direttamente al pozzetto, quindi rimangono attaccate e possiamo vederle quando ci serve. Ognuna comanda due elettrovalvole, quindi ne abbiamo installate 4, dovremmo esserci. Ora facciamo un collegamento momentaneo e oggi dopo vado e faccio tutti i contatti. Devo leggere nelle istruzioni qual è il comune e qual è il singolo, in modo tale da fare tutti i collegamenti giusti. Andiamo a chiuderla, 1, 2. E andiamo a fare una prova momentanea, quindi tutto nastro isolante momentaneamente. Recap agile: 4 elettrovalvole montate, tubo che arriva da pozzo di mandata. Ora vado a fare un collegamento provvisorio in modo tale da vedere se funzionano tutte le elettrovalvole, se c'è qualche problema, qualunque roba sia. Dopo andiamo a fissarle in modo definitivo, facciamo i nostri buchi per le nostre elettrovalvole e via così. Basta solo attaccare il nostro tubo gocciolante e il lavoro poi è fatto. Faccio questo passaggio perché dopo lo chiudo sempre, non va qualcosa, eccetera, eccetera, mi girano. Invece voglio fare una prova e vedere soprattutto se ci sono perdite. Che la parte elettrica è l'ultima che si monta, quando sai che non hai più perdite. È passato qualche giorno, ti faccio vedere i vari collegamenti che ho fatto. Abbiamo avuto dei problemi col pozzo, per quello che vedi le clip dopo qualche giorno, ti spiego perché. Praticamente nell'azionare il pozzo ci siamo accorti che l'acqua del pozzo era leggermente sporca, vieni che ti faccio vedere. Vedi, andava a rilasciare sabbia. Rilasciando questa sabbia ci siamo subito fermati, non avevamo ancora attaccato i goccia a goccia. Questo per un motivo molto semplice, che i goccia a goccia, soprattutto questi goccia a goccia, che sono tubi autocompensanti, vuol dire che la pressione del primo foro e quella dell'ultima, quindi la pressione di uscita dell'acqua tra il primo e l'ultimo foro, è la stessa. Purtroppo soffrono particolarmente sabbioline o altro che possono andarle a ostruire, e se le ostruisci non c'è modo di pulirle perché sono valvoline che non sono pulibili. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto spurgare tanto il pozzo, l'abbiamo lasciato lavorare, abbiamo alzato la pompa, diminuito la portata del pozzo in modo tale che chiamasse un pochino di meno, e abbiamo applicato un bel filtro. Questo filtro, devo dire, tira l'acqua in modo perfetto, cristallino. Ha fatto quindi tutto lo spurgo che c'era da fare, facendo lavorare tutti i tubi, ribadisco, tubi di portata, non tubi alle gocciolanti. Ho ripulito totalmente tutte le elettrovalvole, perché anche lì c'era un pochino di sabbiolina e questa sabbiolina continuava a non far chiudere bene le elettrovalvole.
alla fine di tutto questo lavoro siamo arrivati qua. Vieni a vedere. Cosa abbiamo? La mandata, le nostre quattro elettrovalvole, sono quattro vie, abbiamo leggermente modificato il progetto iniziale perché abbiamo messo qualche via di meno, ora ci sono quattro aree gestite autonomamente, ci sono le due centraline che vanno a comandare le elettrovalvole, in più ho fatto tutti i collegamenti, non è obbligatorio farlo, però io consiglio, dopo ognuno può fare quello che... Ho messo anche un rubinetto di spurgo, che non si sa mai, metti che serva spurgare qualunque roba, detriti o altro, ce l'ho. Io vi consiglio di utilizzare una scatola, questa qua dovrebbe essere un IP64, per i collegamenti dei nostri cavi elettrici. Sono collegamenti molto semplici, la Klaber in questo è fantastica perché ha tutte le istruzioni veramente molto molto chiare. Io ho preferito fare così, nel senso che essendo comunque in un ambiente dove ci può essere un po' di umidità, un po' di acqua, preferisco sempre spendere 2 euro in più, ma chiudere bene, bene il tutto e non fare i collegamenti passanti. Quindi dopo vado a chiuderla. Ora stiamo andando ancora in manuale, ti faccio vedere queste centraline, sono molto particolari, funzionano a 9 volt, comandano sino a 2 elettrovalvole a testa. Vieni a vedere, qua IP68 naturalmente chiuse con la loro copertura. Per ora siamo sempre andati in manuale, quindi linea A, linea B. Abbiamo tutte le varie programmazioni, prima andiamo a mettere giù tutte le piantine dell'orto, dopo facciamo le programmazioni. Ebbene, si sta vedendo uno spoiler, infatti stamattina stiamo trapiantando tutte le piantine, uscirà un video apposta. Prima di andare a programmare bene, ci siamo fatti già un'idea, voglio andare a lanciare in manuale tutto e capire esattamente quanta acqua esce, quanto riesco ad andare a bagnare in profondità, per quanto tempo sostanzialmente, voglio capire se mi servono 5, 10 o 20 minuti con le piantine. Tieni conto che dai primi calcoli che abbiamo fatto faremo andare, visto che abbiamo abbastanza potenza sia nella pompa sia dell'acqua, faremo andare due parti di orto insieme, quindi fai conto più o meno qua saranno già un 500 metri quadri, quindi 1000 metri quadri alla volta di tubo gocciolante goccia a goccia, quindi una buona portata. Io andrei a finire di mettere giù le piantine e dopo azionerei l'acqua insieme a voi per dare un controllo al sistema. È venuta l'ora di accendere tutta l'irrigazione per la prima volta con le piantine, sarà la prima volta in manuale. Dopo, una volta che funziona tutto, andiamo a chiudere bene tutto e a sotterrare, quindi svettiamo una, quindi centralina A, centralina B. Dopo con un pennarellino ci conviene andare a marcare sopra le varie vie il nome. 1, 2, 3, 4. Allora, quindi facciamo partire fila A per 5 minuti. Open. Senti che partita. E sta partendo. Viene anche qua, guarda, molto semplice. Stiamo andando manuale. La data sarà da cambiare. Due tasti. Fila A, 5 minuti. Andiamo in open. Ed aperta. Quindi ho aperto due linee. Ora vediamo in quanto tempo vanno in pressione e cominciano ad andare da bere. Dopo 5 minuti queste si staccano perché sono ancora in manuale. Prima voglio fare un attimo di prove in manuale, dopo vado in automatico, però per mettere l'automatico prima ho fatto un po' di passaggi in manuale, capite un po' come funziona, quanta acqua ha bisogno, dopo andate in automatico. Dopo, vieni a vedere, guarda, 1, 2 stanno sgocciolando bene, anzi addirittura ce n'è di pressione, vedi? Perfetto. Direi che è fatto divinamente. Allora, prima di tutto settiamo l'orario. Fai ok. E 50. No, fai ok e 54. No, devono essere precisi, 3, 2, 1. Buona. 9,55 ce l'abbiamo. Vai. Andiamo a programmare ora, giusto? Allora, qua ti dà, perché questo è programmato per 6 linee, ma bisogna fare una prova. Oh, prima è la linea A, la seconda è la linea B e dobbiamo mettere l'orario. A, B, B. Perfetto, allora linea 1. Quindi schiacci 1, giusto? Mettiamo le... Allora, open, ci sei?
Vai su open. Open. Daglielo ok. E andiamo avanti. Andiamo, la impostiamo alle 10? Alle 10. Ci si dovrebbe fare altrimenti. Dopo lo cambiamo naturalmente. A che ora la facciamo a partire? Alle 10 perché sono le 9. No, sì, la mattina presto. La mattina presto o se è caldo caldo meglio ancora la sera. 10. Dagli ok. Sono ok. Poi clicchi sulla freccia destra e ci close. E quindi andiamo alle 10. Close. 10:30. 10:30. Così dovrebbe andare mezz'ora. Ti okay. Faccio vedere dopo dai giorni della settimana. Ah, very interesting. Qui si possono cancellare il giorno 1 e il giorno in cui inizia la programmazione. Ok. Quindi oggi per noi è, boh, che giorno è? Mercoledì è il giorno 1. Ok. In questo momento noi le lasciamo tutte perché ci interessa. Tutti i giorni. Giorni. Però se uno vuol fare un giorno sì e un giorno no, è semplice. Dai l'ok, vai sul giorno, lo puoi cancellare. Vedi? Fantastico. No, no, invece, lasciamo. Ora lo rimetto, però perfetto. Era per vedere se si può cancellare. Si va su exit e usciamo. Manuale non ci interessa, torniamo sull'ora. Le linee sono impostate. 10:10, perfetto. Hanno aperto. È partito il pozzo. Bene, sono partite. Eccole lì, goccia. Goccia, goccia. No, beh, le vedo già. Ci vorrà un secondo perché niente impressione, eh. No, è partita. Abbiamo una pressione più che ottima. In più le elettrovalvole nel chiuderla mantengono comunque la pressione minima nell'impianto perché dovrebbero essere 0,8 bar quelli del tubo gocciolante, okay. Che è la pressione minima di uscita, quindi probabilmente 0,8 bar, metti anche 0,6 bar, quindi più o meno mezza atmosfera di attacco, chiude, quindi rimane acqua all'interno, quindi sono tubi pesanti, mi può piacere anche come idea perché così rimangono fissi. A differenza di quello che succede nel podere, perché al podere non avendo le elettrovalvole abbiamo il problema che ci svuota ogni volta e quindi deve riaprirsi, però così a noi va anche bene. Altra cosa, non è bellissimo che prendano acqua fredda gli ortaggi, però andando a giocare con un gocciolante, il gocciolante mi tira fuori così poca acqua insieme che prende, va a contatto col terreno, bagna. Sì, poi i tubi sono sempre caldi, quindi... Sì, cioè comunque si scaldano. E poi non è che si sono messi, cioè non è che si è messo così. Cioè, no, siamo un attimo staccati, sì. Quindi il tempo che fa la rosa per bagnare la pianta... Ce la facciamo alla grande. Niente, aspettiamo mezz'ora e vediamo quando chiude. Esatto, tra mezz'ora deve chiudere. Andiamo a trapiantare il resto. Allora, l'altra linea ha finito... Dopo mezz'ora si è comportata benissimo, ora alle 11 faccio partire la linea, vado a chiuderla alle 11:30, ok, e questo è fatto, vado a selezionare sempre la linea 2, sempre 11:30, dopo ora le lascio andare perché hanno bisogno di acqua, dopo andrò a impostarle credo alle 5 di mattina. Uno costa di meno l'acqua del pozzo, perché anche questo, ma prima di tutto guardate quante coccinelle, veramente un sacco, quest'anno siamo pieni di coccinelle. Vado a impostare la linea, proveremo alle 5 di mattina, questo perché costa di meno la corrente e l'acqua del pozzo, in più sono molto contento perché riusciamo a attivare due linee insieme, quindi vuol dire che in un'ora abbiamo dato da bere a tutto l'orto della Brina. Vuol dire che uso solo un'ora la corrente nella fascia che costa di meno. E per me è molto importante perché è vero che l'acqua, tra virgolette, ce l'abbiamo gratis, quello che non abbiamo a gratis per ora, finché non mettiamo pannelli solari o altri sistemi, è la corrente. Quindi dobbiamo stare anche noi un po' attenti a giocarla in modo economico, in modo tale da spendere di meno. Per ora lascio ancora un attimino tutto, voglio essere proprio sicuro, così lo andiamo a chiudere dopo. Lo vado un attimo a sommare qua, dopo andiamo a fargli tutti fuori per staccarglielo, metterglielo. Ora, intanto li lasciamo qua, parte alle 11, quindi, anzi, facciamo così, ce la riportiamo allo stato iniziale, sono 10:55, fra 5 minuti parte tutta la seconda linea, controlliamo che vada. Una,
due insieme. Una e due, le vedo già gocciolare. Perdite non ne vedo. Noi ora gli diamo mezz'ora e stasera gli diamo un'altra mezz'ora post trapianto, che va sempre bene dargliela, ecco. Da domani partono col ciclo giusto. Spettacolo, sono proprio contento.